A me non risulta. Cerchio e seno attraverso NT a cura di VB. Alexander, devo dirvi, rischio anche di essere criticato da voi, che a me non risulta che il Cristo abbia detto questo. Lui ha parlato di amore, ha parlato di perdono, ma l'espressione a chi ti percuote su una guancia tu porgi anche l'altra, per quel che mi risulta, è un'aggiunta postuma, come tanti altri concetti che avete fatto vostri. Perdonatemi ancora, non voglio inserire in voi dubbio o perplessità, ma il vostro raziocinio non può non farvi capire che ciò che oggi voi avete sotto gli occhi per leggere, o ciò che vi viene detto, in un certo senso è stato in alcune parti travisato, anche involontariamente. Ciò premesso, diciamo che chi è capace di perdonare in senso evangelico esprime attraverso il suo perdono una superiore posizione evolutiva. Questo gesto come effetto non ha tanto quello di bloccare un karma o accenderne un altro, ma quello di favorire una reazione positiva in quella entità che ha causato il male ed è stata perdonata. Spesso, più di quanto si creda, un gesto di perdono può innescare una metamorfosi interiore di cui però voi non dovete considerarvi causa o effetto. Voi potete perdonare se la vostra condizione evolutiva ve lo consente, altrimenti siete allo stesso livello evolutivo di colui che vi ha fatto del male, perché il perdono, quello vero, non è l'espressione di una falsa compassione, ma un reale gesto d'amore. Se sapete fare ciò, significa che siete, dal punto di vista dello spirito, più avanti della entità incarnata che vi ha arrecato offesa. Se pensate che io abbia detto cose giuste e vi capitasse l'occasione di mettere alla prova il mio dire, sappiate anche che in un momento di rabbia, di offuscamento mentale dello spirito, potrete sempre dire: «No, non reagisco alla violenza con la violenza, ma devo far capire a questo mio fratello incarnato che sta sbagliando». Non è facile però, e vi capisco. Io, quando mi incarnerò di nuovo, spero di essere all'altezza e di mettere in pratica quanto vi sto dicendo, ma ho i miei dubbi. La materia è tremenda.